Bella partita e bella vittoria del Monza sull'Ascoli. Un Ascoli a tutto campo, gioco aperto in perfetta serenità, senza determinazione agonistica nel primo tempo. Quando ha incassato il gol, che vediamo. Ecco, il Monza viene in avanti, gioca sul centrocampo ed è Di Vecchi. Vedete, il vecchio si appresta a tirare, calcia l'altro 4, cioè Scorza, devia e non c'è niente da fare per Marconcini. 1-0 è il 18° del primo tempo. Nel secondo tempo, nella stessa porta, cioè al 3° minuto, pareggia l'Ascoli. Praticamente fa tutto da solo Ambo. 1-1. Al 13° Lorini darà a Silva, che precede il portiere e realizza un bel gol, il gol dell'ex, 2-1. La partita a questo punto si scalda, vedete, ed è ancora un gol e si va al 3-1 appunto. La partita si scalda, a questo punto l'arbitro concede un rigore, l'arbitro Menegali è stato molto bravo, che Moro realizza, 3-2. Il Monza soffre, però Lorini, che è stato uno dei migliori in campo, coglie la soddisfazione personale proprio allo scadere della partita. Ecco, lo vediamo in azione, segna, è il 4-2, è il gol del sollievo e della speranza Brianzola per la Serie A.